Bentornati a tutti sul canale. In questo video vi parlerò del difetto di Staphne o anche cisti di Staphne, che appartiene appunto alle pseudocisti dei mascellari. Le pseudocisti dei mascellari sono tre: abbiamo appunto la cisti aneurismatica, abbiamo la pseudocisti traumatica e poi la cisti di Staphne. Le altre due le abbiamo viste nei due video precedenti di questa serie Salute Orale, Medicina Orale, quindi vi invito a vederli se li avete persi. Perché si chiamano pseudocisti? Perché sono prive del normale rivestimento epiteliale che invece una cisti, per definizione, ha. La lacuna o difetto di Staphne, che è l'argomento di questo video, non è quindi una cisti vera e propria. Di solito è, diciamo, asintomatica e la regione in cui si riscontra è sotto o il secondo o il terzo molare inferiore e alla radiografia dei denti, all'RX o PT, si presenta con una zona di radiotrasparenza. Non è una cisti in realtà, come vi ho detto prima, ma non è altro che un'impronta sulla porzione corticale linguale della mandibola della ghiandola sottomandibolare, che lascia proprio questa impronta, determinando appunto un riassorbimento osseo in questa regione. Secondo altri autori, il difetto di Staphne è legato invece al decorso, in questo punto specifico che vi ho detto, dell'arteria facciale, le cui pulsazioni determinerebbero un riassorbimento osseo. Non è quindi una, diciamo, problematica della quale preoccuparsi, proprio perché la diagnosi è semplice. Per il tuo dentista sarà facile riconoscerla, dato che ha un aspetto tipico alla radiografia e non richiede alcun tipo di trattamento. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividendo il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti.